Bentornati al Board Game Studio, lo studio televisivo di Lucca Comics and Games realizzato con la collaborazione di Giococonomicon.net. Siamo con Riccardo Giuliani, Denis Orlandini e Rossi Mori, che ci presentano Ab Urbe Condita. L'ho detto giusto? Sì. Allora, lasciatemi presupporre, proprio secondo me parla dell'antica Roma. Certo. Ci hai azzeccato in piedi. Appena. Uno che fa sto lavoro, insomma, è presente. Sta preparato, molto preparato, molto preparato, esatto. Certo. Poi hai sentito pure che lessico, già mi sono impicciato 3 volte. Ma va bene, diteci di questo gioco di ruolo, che è un gioco di ruolo. Certo. Assolutamente. Allora, io lascerei la parola ai due autori. Parto io. Allora, vabbè, è un gioco di ruolo ambientato nell'antica Roma, in un periodo storico preciso, ma non per questo che preclude altri periodi. È ambientato all'epoca dell'imperatore Adriano, il primo imperatore a bloccare l'espansionismo romano e a stabilire un limes. Adriano è il primo imperatore anche che cerca di far sì che il suo impero non cada dall'interno, come è successo ai suoi predecessori, e quindi potenzia quello che è l'apparato difensivo interno, quindi i servizi segreti, tra virgolette, se si può parlare di servizi segreti. Il nostro gioco parla di questo periodo, analizza questo periodo storico e cerca di permette ai giocatori di vivere le avventure di persone comuni in quell'epoca con dei compiti speciali. Ok, quindi è molto abbiamo utilizzato questa meccanica del servizio segreto in ambito imperiale. Saranno storie di spionaggio per lo più? Sì, storie di spionaggio investigative. In realtà servizio segreto non è proprio corretto. Loro erano chiamati Immunes, che erano un corpo storicamente esistito, chiamati appunto Immunes, erano i soldati che erano immuni ad andare in guerra. Cioè erano quelli che si occupavano delle faccende tipo dare a mangiare i cavalli, sellarli, ferrarli, affilare le armi, riparare le armature. Adriano, quanto sembra, secondo alcune fonti, lui finanzia queste persone, più altre sparse nell'impero, le meno, quelle che non possono essere facilmente identificabili, al fine di fornirgli informazioni ed eventualmente compiere per lui degli incarichi. È famoso l'esempio che ricordo sempre, non mi ricordo mai il nome, dell'architetto di Traiano, Apollodoro di Damasco, che derise Adriano durante l'impero di Traiano dicendo che non capiva nulla di architettura. Quando Adriano divenne imperatore lo fece eliminare in modo rapido. Scena che poi è stata riproposta da uno dei fantozzi, che lui prendeva in giro quello che poi diventò il super mega direttore. Sì, praticamente sì, una cosa del genere. È stato un plagio, diciamo. Allora, Adriano abbiamo detto, Adriano sì. Che se non sbaglio è quello del Vallo d'Adriano, certo, che è uno dei famosi limes, e questo ci riporta anche a un altro dei pochi giochi di ruolo in ambito, diciamo, imperiale, che era l'antico, sì. L'ex Arcana. Certo. Ora, qui è esattamente prima, se ci potete molto parlare, prima. Molto prima. Allora, voi avete detto che insomma ci sono forti basi storiche. Sì. E si può dire di più di questo, insomma. Allora, ci sono queste forti, magari uno appassionato di Lex Arcana, certo. Dice, oddio, c'è un nuovo prodotto sull'antica Roma, lo voglio. Cosa trova di diverso e cosa trova di simile? A nostro avviso, in quanto Eros fa parte della prima legge italica, che è un gruppo di costruzione storica, a nostro avviso trova molta più Roma. Infatti ci avete portato tantissima, sì. Roma. Siamo armati di gladio. Molta più Roma perché... Intanto anche un gladio. Sì. Sì, questo è il mio gladio in ambito rievocativo. Con questo uccide i galli lui. Di solito. Abiti vicino al confine, perché sì, serve. Sì, io sono nella provincia cisalpina, quindi... Quindi i francesi, state lontani. È lì che difende il limes. Sì, ci si trova, dicevo, molto più Roma, perché l'ex Arcana era un gioco ambientato nel 476 d.C. e l'impero romano non cadeva, ma continuava a sopravvivere grazie alla magia. Questo è un gioco prettamente più romano, quindi quello era più proprio, penso, al Medioevo, il nostro più in epoca del massimo splendore di Roma. E quindi c'è questa netta differenza. Però ovviamente le basi sono comuni, perché l'impero romano è comune per entrambe, da che anche noi, nonostante ci siano delle forti basi storiche, come appunto dicevi tu, abbiamo inserito la possibilità per i magister che lo vogliono, per i master più intraprendenti, nell'interno del manuale c'è la possibilità di inserire creature ed eventi sovrannaturali. L'abbiamo lasciato a discrezione dei giocatori, perché chi lo vuole giocare in ambito storico può farlo, e si vive la vita romana dell'epoca come era. Chi ama un po' di fantasy e altre cose, volendo può inserire quegli elementi sovrannaturali che possono dar vita anche ad avventure interessanti. Ribadiamo comunque che in ogni caso
abbiamo cercato di dare una visione dell'impero romano e dell'esoterismo che lo contraddistingueva dal punto di vista del cittadino dell'epoca. Quindi avremo l'indovino che legge l'interiore del pesce o dell'animale per leggere il futuro, e lo fa sia in ambito storico che in ambito esoterico. Ok, qui avete portato una mappa che vedo che anche quella che c'è sul manuale, sì, che come dicevi prima, perciò questa è la massima espansione territoriale che ha avuto l'impero. Sì, assolutamente. Vai. Sì, in realtà non c'è un tema, e effettivamente dopo Adriano, il suo successivo imperatore Antonino Pio ha fatto una sorta di palizzata di legno in Scozia che è rimasta lì una cinquantina d'anni, quindi in realtà il limes vero e proprio ultimo è proprio il Vallo di Odriano, che l'anno scorso ho anche avuto modo di visitare, peraltro. In realtà esiste anche un altro Vallo di Adriano fatto in Africa, che non abbiamo più alcun tipo di segno tangibile, ma... Ah, è riportato storicamente? Sì, e sì, dove sì. Si attestava? È praticamente al confine, là dove si usava parlare con Ixunt Leones, quindi da lì in avanti c'era il detto, ormai da qui in avanti cominciano le terre selvagge, esattamente. Bene. E oltretutto Adriano, in tema di sicurezza, come aveva detto lui, ha nel corso del suo imperator, ha fatto due giri lungo tutto l'impero proprio per rafforzare le sue difese. E quindi da qui il discorso di agganciato al nostro gioco di avere una massima sicurezza possibile affidata a persone quasi invisibili, come potrebbero essere gli immunes. Quasi invisibili nel senso che nel gioco i personaggi avranno comunque una loro carriera, una loro vita normale, che fanno delle cose e nel frattempo servono l'impero, senza che sono al servizio segreto del nostro imperatore. Quindi esatto. Dal Cerusico, il filosofo. E soprattutto presi in diversi strati sociali della città. Ma c'era anche questo, non erano neanche dello stesso strato sociale. Sì, beh, diciamo, noi così lo abbiamo interpretato, ecco. Poi. Bene, e comunque stiamo parlando di un gioco di ruolo, quindi molto spesso, oltre all'ambientazione, che ne avete scelta comunque una ricchissima, certo, e tra l'altro anche poco abbastanza originale, perché sono pochi i giochi che sfruttano comunque la grande storia dell'impero romano, dobbiamo parlare anche del sistema. Su che sistema si appoggia? Beh, lì qui lasciamo la parola allora. Perché noi abbiamo copiato le mani. Non è qui casualmente. Esatto. C'è un passato, ma non è così, puoi venire, vieni pure tu. C'hai la maglietta porpora come l'impero, sì, ricorda, sì. Quindi... Allora, innanzitutto Denis, Eros e i ragazzi della Gilda del Grifone di Torino ci hanno fatto da playtester per il nostro gioco, che è Brass Age. Loro in particolare hanno playtestato le nuove carriere, tutte le nuove regole di America, il primo modulo di espansione che abbiamo fatto. Allora il regolamento era piaciuto e hanno pensato di applicarlo a questa ambientazione che già covavano da lungo tempo. L'hanno provato, hanno provato ripetutamente, hanno visto che funzionava. Tra l'altro io ho fatto anche da playtester, quindi posso testimoniare che il gioco scorre bene, funziona ed è molto divertente. E ci hanno chiesto la possibilità di pubblicarlo. Inizialmente si pensava autonomamente, poi noi, vedendo il lavoro che hanno fatto, l'impegno che ci hanno messo, la passione che mi sembra che sia anche trasparsa un po' dalle loro parole, abbiamo pensato, ma perché, visto che magari userai il sistema di Brass Age, perché non tirarlo dentro nel nostro mondo, sempre che a loro vada bene? E quindi di fatto ad oggi AUC è un prodotto ufficiale della Limana e quindi è nel mondo di Brass Age circa 1000 anni prima. Ecco perché il discorso dell'investigazione, delle varie cospirazioni che sono presenti nel manuale di gioco che stanno tramando. Li avete tirati in continuity? Sì, sì, abbiamo chiesto se a loro avesse fatto piacere e quindi alla fine è nato questo progetto. Quindi poi dopo, come casa editrice, siamo occupati anche dell'aspetto grafico, dell'impaginazione. Loro hanno procurato tutti i fantastici disegni che potete vedere. Tramite la divina Elisa. Sì, c'è anche Simone Della Dio, Laura Spianelli, sì, e Andrea Longhi. Scelto un buon rosso imperiale, poi. Noi ci siamo occupati, insomma, dell'impaginazione dei testi. Siamo un testi. Avanti. Per quanto riguarda il regolamento, ovviamente, dicevamo, è quello di Brass, tutto il resto dei testi è opera loro, insomma, anche quello del regolamento è stato elaborato da loro, perché hanno dovuto apportare delle modifiche per la gestione delle armi, piuttosto che degli scudi, delle armature. Sì. Bravo. Ok. Abbiamo indossato le armature e provato cosa provava lui, avendo le armature e le cose a esposizione, abbiamo simulato gli scontri. Segna che così si muore, è morto. Da quel punto di vista lì sono stato abbastanza agevolato, perché facendo parte di un gruppo storico di rievocazione storica, Legio Prima Italica, ho parecchia attrezzatura che
potrebbe essere in mano, essere stato in mano un legionario di quel periodo. Quindi. Perché questo gladio che portate è originale? No, è una riproduzione, è senza punta ed è senza taglio, quindi è solo... Credo che calato con la giusta forza sia comunque efficace. Sì. Quello sì. No, ma... Però comunque è molto importante anche uno studio di questo genere, perché molto spesso nella simulazione diciamo, non è molto realistica, invece magari uno così riesce a mettere proprio su carta quelle che sono le reali esperienze. Sì, perché... Se non fosse realistico di sicuro è molto verosimile, il combattimento è molto cruento. Perché chi indossa un'armatura è sicuramente avvantaggiato dal fatto di subire i colpi. Quindi già questo mi dà un altro elemento per capire che non è un gioco di quelli cinematici, anzi il combattimento è una cosa che devi stare molto attento, prendi un colpo. Perché si rischia, si rischia di abbiamo scelto che sia molto sulla riga di brasseggi in cui comunque si rischia di morire parecchio, sì. Sì, soprattutto quando ti trovi 1600 anni prima degli antibiotici. Certo. Esatto. La cultura romana, cioè i gerusici romani erano il top dell'epoca, sicuramente nel curare ferite e altre cose, però come tu hai sottolineato, avendo fatto lo studio personale su di noi con le armature e le armi, abbiamo visto che chi indossa l'armatura è sicuramente più protetto. Quello non c'è dubbio, e gran parte dei colpi riesce a assorbirli, perché le armature dell'epoca erano delle armature veramente ottime, quelle romane. Sta di fatto che riusciva, si stancava prima e faceva probabilmente meno attacchi di chi invece era privo di armature. La contropartita era più attacchi, se mi colpiscono sono morto. Va bene, e, insomma siete stati molto esaustivi, non so se volete aggiungere qualche altra cosa, magari qualcosa così. Beh, magari il fatto che se volete provarlo, noi siamo nell'isola Raven e siamo a vostra disposizione, ci sono, c'è un autore in postazione fissa, un altro che va e viene, per altri motivi. Hai il dono della bilocazione, lo trovate da noi e anche altrove. No, l'unica cosa che possiamo dire noi è che se la gente vuole provare a vivere un'avventura, un'esperienza nell'antica Roma, può provarlo. Il gioco l'hanno fatto persone che amano l'antica Roma, a quanto pare ne sappiamo un pochino. E che amano anche il gioco di ruolo. Amiamo il gioco di ruolo, quindi... Quello era fondamentale. Se no... Tratti sono in un contratto capestro, siamo tratti per fare un gioco di ruolo. No, no, sono loro che ci hanno proposto tutto. Poi dopo il capestro gli abbiamo messo tutto. La sciabolata nel contratto. Il bastone e carota, no? Anzi, Gladio, che è carota. Va bene, ragazzi, vi ringrazio di essere stati con noi. Grazie a voi. Quindi, grazie a voi per l'ospitalità. Dal Board Game Studio vi salutiamo. Alla prossima.